Grazie Presidente. A margine della manifestazione di Ecomondo, in un'intervista Davide Tabanelli, Presidente di Nomisma Energia, si affermava, riferendosi alla nostra legge rifiuti, fare tutta questa differenziata comporta maggiori costi in termini di personale, mezzi e movimentazione, oltre che disagio per i cittadini. Pertanto aumentano i costi. Le municipalizzate fanno qualcosa con la vendita dei materiali, ma poi devono aumentare le bollette. Oltre il 70% la raccolta differenziata non conviene. Bisogna destinare quella rimanente parte alla valorizzazione energetica. E concludeva, bisogna bruciare. Ecco, io faccio i complimenti a Davide Tabanelli, perché oggi ha vinto lui. Questo piano rifiuti fa quello che lui auspicava. Perché questo piano rifiuti è il tradimento della legge sui rifiuti che avete approvato l'anno scorso, perché uno dei primi obiettivi della legge, articolo 1,2, è minimizzare il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio, con l'obiettivo di raggiungere un quantitativo anno pro capite inferiore ai 150 kg per abitante. Nonostante l'emendamento di Taruffi, al quale comunque bisogna riconoscere che lì è riuscito ad arrivarci, i 150 kg sono stati scritti all'ultimo minuto, addirittura d'arrivo nel piano rifiuti, perché proprio non c'erano. E questo, che è il criterio centrale della legge rifiuti, rimane relegato dopo l'incenerimento. Forse un lapsus freudiano, cioè l'incenerimento è più importante della riduzione del rifiuto non riciclato. Vengono traditi anche i consiglieri di maggioranza che in quest'Aula, all'approvazione della legge rifiuti, dichiaravano: Ravaioli, in questa fase delicata di transizione della gestione basata sullo smaltimento con discariche e inceneritori destinati a un ruolo residuale fino alla progressiva dismissione. Taruffi, l'obiettivo è quello di ridurre la presenza di discariche in questa regione e di ridurre progressivamente anche la presenza di inceneritori. Prodi, per ottimizzare il sistema e portarlo allo spegnimento progressivo di impianti di incenerimento. È un tradimento anche per quei cittadini ai quali il Presidente Bonaccini ha promesso, diceva qui ma poi anche sui giornali, spegneremo gli inceneritori, spegneremo qualche inceneritore. Traditi anche i cittadini come quelli di Forlì o quelli di Coriano, che ribadiscono, non hanno potuto presentare osservazioni visto che gli avete cambiato le carte in tavola. E a Forlì, ad esempio, è stata bruciata la promessa di una progressiva riduzione. A Parma ci arriviamo. A Forlì bruciata la promessa della progressiva chiusura dell'inceneritore se aumentava la raccolta differenziata in provincia. Adesso hanno la magra consolazione che gli farete bruciare solo gli urbani, ma se diventano bravi l'inceneritore gli rimane. A Coriano, ad esempio, si ritrovano i rifiuti di San Marino, però hanno la magra consolazione che possono anche smaltire le emergenze nazionali. Ricordiamo un po' la genesi di questo piano rifiuti. Nasce con l'assessore all'ambiente Sabrina Freda, che aveva fatto sapere che avrebbe superato le discariche e gli inceneritori, avrebbe voluto riconvertire gli attuali centri di smaltimento in poli di recupero rifiuti. Poi sappiamo come è andata a finire, perché gli fu revocata la delega, con Errani che si premurò di scrivere alle multi-utility di non preoccuparsi perché gli investimenti industriali andavano ammortizzati. Quindi siamo passati da un assessore che parlava di chiusura di inceneritori ad Errani che parlava di mantenimento e chiusura man mano che si realizzava l'ammortamento, quindi ben lontano nel tempo, a Bonaccini che dice che ne chiudiamo qualcuno e poi scopriamo in questo piano che invece non chiudiamo nulla. Il problema, purtroppo, è che per scrivere questo piano rifiuti si sono traditi, come dicevo, gli obiettivi della legge e si è partiti dal fondo. La graduatoria europea sui rifiuti parte dalla riduzione, non parte dal fondo, dagli impianti di smaltimento. Invece qui voi, e Sabatini l'ha ribadito, pensate all'industrializzazione del ciclo. E questa industrializzazione ci porta e ci porterà a legarci mani e piedi a un modello che sarà impossibile dismettere. Perché noi non facciamo dell'inceneritore un tabù, un totem da abbattere, perché l'abbiamo detto anche in legge approvazione rifiuti, non si possono spegnere tutti domani. Non si possono spegnere tutti domani, ma il problema è che voi non li spegnete neanche domani, ma fra 20 anni probabilmente. Perché l'inceneritore, legandoci mani e piedi,
Presidente, scusi, io già mi impappino da solo, dopo se lei mi parla sotto faccio fatica, grazie. L'inceneritore ha fame di rifiuti, quindi una volta che diventa struttura ha bisogno di continuare ad essere alimentato e quindi non riusciamo a implementare fino in fondo il meccanismo di riduzione a monte. Il divieto tout court di conferire i rifiuti in discarica non è un obiettivo, anzi rischia di portare il risultato opposto. Basta guardare i 7 paesi europei che si chiamano già a discariche zero. Hanno registrato un netto incremento di rifiuti mandati a incenerimento, ben maggiore dell'incremento della raccolta differenziata. In Danimarca, al crescere dei rifiuti inceneriti, c'è un vero e proprio boom della produzione dei rifiuti, più 37%, idem Germania, Olanda, Austria, Norvegia. Vietare le discariche e basta, perché è questo il problema, non significa quindi una maggiore prevenzione e riduzione. Anzi, rischiamo di fare il contrario, perché se dal 2009 al 2013 il ricorso alle discariche è calato, solo la metà di questo flusso non inviata a discariche è andata a riciclo o compostaggio o preparazione per riutilizzo, il resto è andata a incenerimento. Se ci concentriamo solo su questo, continuiamo a mandare l'incenerimento. L'incenerimento, e qui ve lo dimenticate, è una tecnologia che genera a sua volta rifiuti, cioè le ceneri volanti, le scorie, i metalli. Il 30% di quello che viene incenerito è ancora rifiuto. Hanno un'altra denominazione, ma devono finire in discarica. E qui, come non citare i fantasiosi grafici dei flussi, che, guarda caso, dopo l'incenerimento ci sono due freccettine che escono, scorie e ceneri, e non finiscono da nessuna parte, non finiscono in discarica, finiscono nel foglio bianco. Questo secondo me è una mancanza, o finiscono nel matrix, ma noi ovviamente nel matrix non siamo d'accordo. Basta mettere a confronto due esperienze, Copenaghen e Treviso. Treviso, contarina, 85% di differenziata, 350 kg di rifiuto pro capite, totali, non indifferenziato. Copenaghen, che si dichiara zero rifiuti in discarica, ha 425 kg di rifiuto pro capite e un riciclo bloccato al 33%. Quindi se non ci concentriamo sulle azioni di prevenzione e pensiamo solo a chiudere le discariche e a mantenere quell'infrastruttura industriale, non arriviamo da nessuna parte. Secondo noi, è ovvio, lo ribadisco, che domani non si potevano spegnere tutti gli inceneritori, ma si poteva creare un modello misto in cui il pretrattamento, quindi il conferimento di rifiuto secco in discarica, e le fabbriche dei materiali potevano e dovevano avere un ruolo, mentre si poteva puntare già, e c'erano delle proposte, al 2020, alla chiusura di 3-4 inceneritori, con un modello misto più flessibile, meno ingordo di rifiuti e quindi più centrato sulla riduzione a monte. Ci sono diversi approcci per la riduzione dei rifiuti. C'è l'approccio di rifiuti zero, Zero Waste Europe, che propone un decalogo che io apprezzo molto ed è applicato in diversi comuni dell'Italia, partendo da Capannori, che fa da fare da traino in Italia. Ma ci sono anche altri approcci, come lo studio di West End, che io non apprezzo molto, perché ancora fa molto riferimento al recupero energetico, ma anche loro, che parlano di incenerimento e di CSS, pongono seri e serissimi dubbi sul legarsi a un modello basato sulla sovracapacità degli inceneritori, perché noi siamo in sovracapacità di inceneritori e ci leghiamo a questa sovracapacità. Ma questo del resto è il modello renziano, quello degli inceneritori, che sono un asset strategico e quindi noi ci accodiamo. A voi questi dubbi invece non sono venuti. A voi è bastato fare lo studio LCA, che però ha considerato solo l'impiantistica, e non il valore residuo dei rifiuti che vengono inceneriti o invece recuperati, perché lì c'è un impatto che non viene considerato. Fra l'altro è stata simpatica la sessione di discussione sull'LCA, perché fra le righe l'esperto ci ha detto che se ci sarà un po' di ripresa, gli obiettivi che ci siamo posti, fatto così il piano, ce li scordiamo. Ma a parte questo, oltre all'LCA, e questo manca nel piano, andava pesato anche l'impatto sanitario ambientale delle popolazioni che sono colpite, perché ogni tipo di impianto e di impiantistica ha un rischio e per fare questa scelta politica questi elementi servono. Fra l'altro, riguardo all'LCA,
Qualcuno ha detto, si rileva inoltre che l'analisi LCA ha valutato solo una parte del ciclo di gestione del rifiuto. Sarebbe stato interessante verificare gli impatti anche rispetto a diverse modalità di gestione dei rifiuti. Hanno detto ancora, il confronto fra i segnali proposti e la strategia assunta nel piano di recupero misto di materia ed energia risulta leggermente, ma io dico di più di leggermente, risulta peggiorativa in termini di impatti ambientali rispetto al piano adottato. Questo non lo dico io, lo dice la VAS. Il problema, altro aspetto filosofico, voi parlate di industrializzazione, secondo noi non dobbiamo puntare all'industrializzazione. L'altro aspetto, voi vi mettete sempre, appunto, industrializzazione nell'ottica del gestore e pensate sempre ai costi dei rifiuti come euro per tonnellata e mai ai costi euro per abitante. Quindi anche questo non aiuta la riduzione del rifiuto, perché vi ponete sempre un limite economico sulla raccolta differenziata, che non esiste. E anche qui ve l'abbiamo proposto in commissione, ve lo riproponiamo oggi, ve l'hanno riproposto in tanti. Quel limite del 70% di Tabanelli è perché voi continuate a ragionare sul costo per tonnellata, dovete cominciare a ragionare, come dice anche la legge, al costo per abitante, ma anche qui la legge viene disattesa. Veniamo a Parma, che non l'hanno spento perché non lo possono spegnere loro, ma in 3 anni hanno raggiunto gli obiettivi del piano con 4 anni di anticipo. E questo mette in evidenza che anche gli altri comuni capoluogo, ai quali siamo andati a regalare il 50% del fondo, che non doveva essere il 50% ma doveva essere un terzo, se eliminano i cassonetti stradali e vanno verso il porta a porta a tariffazione puntuale, ci possono arrivare anche loro. Quindi, se riescono i capoluoghi, poi ci arrivano anche gli altri ambiti, come li avete suddivisi per i 3 ambiti. Poi bisogna anche fare attenzione a come calcoliamo la raccolta differenziata, perché anche qui facciamo i furbi, perché aumentando il vegetale, aumentando le altre frazioni assimilati, aumentiamo la raccolta differenziata, anche se in realtà poi, c'è un esempio, adesso non ce l'ho sotto, scusate, avevo tanti numeri, Cavriago del consigliere Sassi, hanno 1200 kg a testa. Perché? Perché dentro c'è un mucchio di verde, c'è un mucchio di assimilato, ma in realtà sono fra quelli che producono più rifiuto, che non è recuperabile. Fra l'altro, altra stortura, con quella, come è stato deciso di destinare il fondo, ci sono comuni come Modena che praticamente con quel fondo, il fondo B, praticamente non paga niente di più, gli vengono solo vincolati 300.000 euro da dare al gestore per migliorare la raccolta differenziata, ma la parte premiale in questo modo sparisce. Dovete spiegare anche come volete ridurre la tariffa monte, perché nel piano citate continuamente i sistemi equivalenti, cioè volete fare continuare a usare i cassonetti, magari sopra con un'inutile costosa calotta, vedi esperimento di San Mauro Pascoli fallito, quando gli studi, anche qui cito di nuovo West End, dicono, ma non solo loro, che il pay as you throw e la riduzione totale di rifiuti, quindi chi inquina paga, quindi la tariffa puntuale, funziona solo se abbinata a un porta a porta spinto. Se voi vi fate la tariffa puntuale su un cassonetto, non funziona, non arriveremo a quegli obiettivi. E anche qui noi tentiamo di emendarvela, ma tanto sappiamo che anche qui non riusciamo. La stessa cosa, i costi sulla tariffa puntuale e il porta a porta. Se progettati in maniera adeguata su aree territoriali significativi, non ci sono maggiori costi. E invece qui voi fate capire sempre che i costi sono maggiori. Invece l'unico metodo per avere una buona raccolta differenziata è il porta a porta con tariffa puntuale e devono viaggiare insieme. Invece, guarda caso, ancora di nuovo, nella legge c'era scritto obiettivo, riciclaggio di materia al 70% di tutti i rifiuti urbani. Invece nel piano, magicamente, troviamo che il 70% è riferito solo a 7 frazioni. E qui si svela l'arcano che avevamo contestato in sede di approvazione della legge. Quando dicevamo che il 70% era troppo vicino al 73% di raccolta differenziata, adesso il mistero è risolto, era solo un giochino semantico. Bastava scrivere nel piano che il 70% è riferito solo a 7 frazioni, non a tutti i rifiuti. In sostanza, noi gli emendamenti li abbiamo proposti, ma il piano è inemendabile,
perché dietro c'è una filosofia che per noi è troppo distante. È una filosofia di base che è da modificare e da emendare. È una visione miope che pensa agli impianti come priorità e non alla riduzione all'inizio. E quindi sareste voi da emendare. Ma emendare voi, ma anche noi ovviamente, spetterà ai cittadini la prossima volta che prenderanno la storia di quello che succede da adesso in avanti. Noi comunque oggi le nostre proposte le portiamo. Riportiamo un ordine del giorno sul decommissioning degli inceneritori. L'assemblea precedente alla nostra aveva avuto il coraggio almeno di presentare una risoluzione che voleva arrivare al decommissioning. Perché? Perché il piano prevede una riduzione. Il piano prevede una riduzione. Ma se noi ci leghiamo solo a quelli, quella riduzione non riusciamo ad ottenerla. Presentiamo anche un ordine del giorno per il monitoraggio sanitario, perché dentro al piano il monitoraggio sanitario manca e il monitoraggio sanitario serve per fare delle scelte politiche, perché quegli impianti hanno degli impatti sanitari. Ce l'ha la discarica, ce l'ha l'inceneritore, ce l'ha il TMB, vanno messi uno di fianco all'altro e vanno valutati. Qui invece noi abbiamo valutato solo le emissioni di CO2, non basta. Presentiamo un ordine del giorno sul sostegno alla separazione fra chi raccoglie e chi smaltisce. Quello che succede a Ravenna e quello che succede poi in tutta l'Emilia Romagna sulla non effettività di quegli obiettivi che ci siamo dati è perché non spingiamo alla separazione fra interessi contrapposti. Chi raccoglie non può pensare a smaltire il meno possibile, è un conflitto di termini. Quindi quei territori che vogliono arrivare alla gestione in-house della raccolta ci devono poter arrivare e chiediamo che vadano sostenuti. Grazie Presidente.